I volontari fanesi del Cibi Club Mattei hanno ideato un congegno contro le sostanze inquinanti. Si tratta di un motore da installare su un braccio meccanico che permette di calare, srotolare e riavvolgere in tempi rapidi le cosiddette panne di contenimento. Questo macchinario sarà in grado di bloccare le macchie oleose presenti in acqua. Nasce il tutto da un corso organizzato dal capitanere di porto sullo sversamento di idrocarburi in mare. Allora, qualche anno fa, tutti i volontari, non solo del Cibi Club Mattei, hanno partecipato a questo incontro con la Capitaneria di Porto ed era incentrato sullo sversamento appunto di idrocarburi, petrolio, gasolio, olio perso in mare o al porto. E la cosa ci ha appassionato in pratica. Da lì un volontario ci ha donato un primo gommone, poi la Regione Marche ci ha dato un gommone sequestrato e le volte che siamo intervenuti abbiamo visto che per raccogliere queste panne, calarle in mare, era una fatica immane, soprattutto per togliere dall'acqua. Una struttura come questa ce l'ha, credo, solo nella provincia di Pesaro per la nostra zona, e quando si perde dell'olio in mare è importante da arrivare presto, quindi chiamare la provincia con le panne e tutto il resto si perde del tempo. È nata l'idea appunto di applicare in cima una gru un meccanismo che potesse fare questo. Tramite un fabbro qui vicino a Lucrezia si è messo giù con noi a studiare questo meccanismo e nell'arco di un anno e mezzo, siamo riusciti a realizzarlo. È una cosa molto semplice: in cima alla gru con dell'olio, in pratica con la pressione dell'olio, siamo in grado sia di calare in acqua e di togliere e di metterlo, ma soprattutto di raccoglierlo, che non è cosa facile con l'aiuto di un gommone. Il marchingegno sarà messo a disposizione degli enti, della Guardia Costiera e di chiunque ne abbia bisogno. Basta contattare la Capitaneria di Porto, che a sua volta inoltrerà la richiesta in Regione. All'ente pubblico poi il compito di comunicarlo ai volontari della Protezione Civile. Questo è il nostro mestiere, cioè in pratica nel tempo libero doniamo tempo e attrezzatura a chi ne ha bisogno.